Eccoci, siamo in onda. Buonasera a tutti, ben ritrovati sul nostro canale per il consueto appuntamento con le dirette di Facebook. Allora, intanto ne approfitto per salutare quelli che si sono connessi adesso e vedo già dei commenti. Ciao a tutti, un abbraccione, grazie per seguirci e poi vediamo gli altri in corso d'opera che si aggiungeranno e i commenti che lasceranno. Allora, noi ci eravamo lasciati l'ultima volta con la diretta sulla leadership. Ok, l'argomento che tratteremo stasera è un pochino più diverso, però non mancherò di riferirmi a quello che avevo detto la settimana scorsa, perché qualche piccolo ecco, aggancio è doveroso farlo in questo senso. Allora, questa diretta è stata ideata, quindi come dice il titolo, Chiusi in casa, in previsione di quello che potrà essere, diciamo, io spero, mi auguro di no, però potrà essere un periodo di indoor forzato, ok? Quindi di reclusione in cui la nostra libertà, e compresa quella del cane, sarà un pochino più limitata. Quindi la diretta è volta principalmente a capire quali sono le attività che si possono svolgere all'interno delle nostre mura domestiche per intrattenere il cane affinché non risenta del peso di questa reclusione. Ora, partiamo dal presupposto che, reclusione o no, comunque il cane deve uscire di casa. Ovviamente siamo più limitati nel farlo, siamo meno autonomi, però come si sa il cane è un animale sociale e quindi ha bisogno di essere stimolato anche su cani diversi che includono appunto quello dell'uscire di casa. Però se si riesce a trovare la soluzione per poter stare anche tranquilli più tempo in casa, ben venga. Poi non è proprio detto che siano attività che devono essere prese in considerazione esclusivamente se ci sarà questa possibilità qui oppure no. Va valutato anche magari in momenti in cui l'ambiente, il tempo meteorologico non ce lo permette, di attuare delle soluzioni affinché comunque il nostro cane si possa sentire più impegnato. Ora, la pioggia non ha mai ucciso nessuno, però ci sono anche tanti cani che non provano una certa simpatia per l'acqua, tantomeno i proprietari. Quindi può essere presa anche questa come opportunità per fronteggiare questo tipo di evenienza. Comunque, per venire al punto, parliamo di attività da fare in casa. Quindi, quali sono queste attività che possiamo svolgere con il nostro cane in casa? Partiamo dal presupposto che bisogna capire un pochino in che casa abitiamo, perché possiamo abitare in un condominio, possiamo abitare in una casa in campagna, possiamo abitare in una casa che dispone di un giardino, quindi anche di uno spazio all'aperto piuttosto ampio. Quindi queste attività, ovviamente poi il giardino è un'estensione della casa che il cane conosce molto bene, quindi vediamo un attimino anche quali sono delle varianti che possiamo attuare nel caso ne disponiamo di uno. Allora, partendo dalla casa, io poi si consiglia comunque di evitare quelle che sono le attività che possano stimolare il cane dall'uso eccessivo del proprio corpo, quindi giochi che possano stimolarlo affinché possa usare una motivazione di tipo predatorio, quindi che coinvolge l'utilizzo del corpo in spazi che non sono, come quello della casa, non sono adatti per farlo sentire bene, per farlo sentire appagato. Quindi un'ottima soluzione è proprio quella di intervenire sulle abilità cognitive del cane. E in questo caso mi riferisco di più alla stimolazione mentale. Quindi i classici giochi di attivazione mentale.
Non so se ne avete mai sentito parlare, penso di sì, perché ormai comunque il mercato ha fatto il suo debutto anche in questo settore e se ne trovano praticamente tantissime. Comunque si possono reperire tranquillamente online, quindi possiamo farceli arrivare anche a casa. Si possono, se ne abbiamo la possibilità, andare ad acquistare in uno store per animali, anche lì ce li hanno, o altre soluzioni che possono anche essere più ecologiche, prevedono appunto il riutilizzo di materiali destinati al cestino dell'immondizia. Comunque ne esistono veramente di tante tipologie e per venire al punto, che cosa sono queste tipologie qui di attività? Sostanzialmente l'attività, il gioco di attivazione mentale è un problema, un rompicapo, vediamola in ottica generalista, che viene proposto al cane e che viene caricato, quindi viene riempito con del cibo affinché appunto possa essere stimolato, motivato nel recuperarlo, e che lui appunto deve risolvere per arrivare alla mediante l'intuizione a poterlo prendere. Quindi è una sorta di problema che accresce le capacità del cane di problem solving, quindi di risoluzione dei problemi e di appunto migliorare la sua intuizione, la sua capacità di risolvere problemi. Come vi ripetevo, sono tanti, vengono caricati con del cibo e prevedono comunque non solo l'uso del tanti, non solo l'uso della mente, ma anche quello di parti del corpo del cane per interagirci e tante azioni che il cane può emettere con queste parti qui del corpo. Di queste attività prevedono appunto azioni specifiche come l'estrarre dei cassetti, quindi che sono collegati con delle cordicelle per andare poi a recuperare il bocconcino che era all'interno di questa fessura, che era contenuta nella scatolina. Altri prevedono l'utilizzo anche del muso per spostare determinati tasselli che sono incastrati tra dei binari dove all'interno appunto poi si trova un anfratto dove appunto è contenuto il bocconcino. Altri anche l'utilizzo delle zampe, proprio perché alcuni sono costruiti con dei sistemi di leve che vengono poi azionate quando il cane ci arriva con l'intuizione ad azionarle perché poi dopo esca il bocconcino che era contenuto all'interno della fessura. Poi nelle soluzioni green si può prendere come riferimento anche da internet come è fatto uno di questi giochi e provare a ricostruirlo o a ricrearlo con oggetti di uso domestico. Infatti è un'ottima soluzione proprio anche per il riciclaggio in generale, per l'attivazione mentale del proprietario, quindi per farlo sentire impegnato anche lui, perché comunque questo preclude che ci sia una buona dose di creatività. Quindi è una stimolazione che include il binomio in generale. Allora, aspettate, prima di proseguire, guardiamo un po' se ci sono altri commenti. Cristina, ciao, una dei pilastri di Dobre Dog, assidua frequentatrice. Anche Chiara, ciao. Patrizia, mia mamma, ciao. Noi facciamo le ricerche, ecco, questo è un'altra attività che si può fare appunto in casa. Ossi in casa con giardino, che giochi consigli per aumentare l'accreditamento del proprietario e che siano più vicino allineate alle sue motivazioni? Claudia, ora ci arriviamo. Ciao Vlad, buonasera, siete tantissimi.
Ciao a tutti. Allora, giusto per arrivare al punto, che comunque anche Claudia appunto mi aveva fatto una domanda, proseguiamo. Oltre all'attivazione mentale si può vedere anche di se si dispone di uno spazio abbastanza ampio, di allestire dei piccoli percorsini da far fare al nostro cane. Si può fare anche un piccolo percorso in casa, sempre utilizzando degli oggetti che possano fungere da ostacoli. Questo è un principio che si basa su un'attività che recentemente comunque ha preso molto piede nel mondo della cinofilia, che ha riscosso un discreto successo, che è la mobility. Sostanzialmente la mobility non differisce molto dall'agility perché ci sono anche lì degli ostacoli proprio fisici da dover superare mediante l'uso del corpo, solo che a differenza questa non è una disciplina agonistica, ma è appunto incentrata sull'accrescimento di determinate peculiarità, e determinate anche prestanze fisiche, se vogliamo così dire, del cane. Sono percorsi con ostacoli che possono prevedere delle superfici che abbiano consistenza diversa, di modo che appunto possano anche aiutare il cane nella percezione di diversi tipi di oggetti, di materiale, di consistenza, proprio anche per dargli la possibilità di socializzare con determinati oggetti. Ovviamente la presenza del proprietario qui è fondamentale, e in questo mi ricollego un pochino appunto con il discorso che avevamo fatto nella diretta scorsa sulla leadership, dove il cane, se è la prima volta che fa queste cose, lui sostanzialmente non sa quello che deve fare e come lo deve fare, quindi dobbiamo essere noi un supporto per potergli dare delle indicazioni che lo aiutino a superare con successo questo tipo di difficoltà. Comunque si possono fare tranquillamente con tanti tipi di oggetti diversi, si possono mettere anche tranquillamente due libri uno sull'altro e farci poggiare il cane sopra una zampa alla volta, o se no farlo salire su ad esempio una passerella molto improvvisata che possa essere di legno o fatta con un tappetino, qualsiasi cosa ci possa venire in mente, di modo che lui possa anche sviluppare la percezione del proprio corpo, quindi si lavora anche in cinestesi, che per chi non lo sa è la percezione che il cane, ma comunque un soggetto, un organismo, ha del proprio corpo, cioè la coordinazione poi, no? La percezione del proprio corpo che si muove nello spazio, e la propriocezione, quindi quella della stabilità, la percezione del proprio corpo nello spazio, affinché possano essere migliorate anche le connessioni che ci sono tra il sistema nervoso, quindi la connessione mente-muscolo, fargli acquisire più consapevolezza anche che ha quattro zampe, che quattro zampe si possono muovere in maniera in determinate sequenze, ok? E appunto che hanno una certa influenza anche poi sulla sicurezza che ha lui. Non so, sarà capitato tantissime volte a tanti di voi di durante la passeggiata di imbattervi in degli ostacoli particolari che al vostro cane mettono un po' in soggezione. Io, per esempio, ho questo problema, o almeno abbiamo, perché più poi una prerogativa del mio, però abbiamo questo problema con i tombini. Quando ci sono i tombini, insomma, il mio cane li evita. Quindi magari lavorare anche su questo aspetto per creare degli ostacoli che possano simulare quelli che poi troviamo fuori durante la passeggiata, di modo che il nostro cane familiare, cioè socializzando appunto anche con questo tipo di confronto, possa poi trovare
tutte quelle risorse che lo portino a superarlo con successo. Quindi la mobility, sostanzialmente una mobility in casa, una mini mobility, può essere un'ottima attività che si può fare. La ricerca, quindi anche partire dal semplice mettere un pezzo di cibo sotto un bicchiere e farlo provare al cane, in modo che poi comunque anche queste cose aumentino di difficoltà in maniera progressiva nel tempo. Questo può essere appunto un'ottima soluzione per far lavorare tanto il cane anche con il naso e indurlo successivamente a uno stato di pienezza e di appagamento tale che lo portino anche, se ci sono cani appunto che hanno un enorme bisogno di muoversi, come i cani da pastore ad esempio, che lo portino poi dopo a sentirsi anche più rilassato in casa. Quindi la ricerca in questo senso, che si può fare in tanti modi, può essere un'ottima soluzione. Oltre a questo, si include, comunque fa parte del pacchetto attività in casa, anche l'arricchimento ambientale, quindi l'esporre il cane a determinati stimoli affinché ci possa familiarizzare, li possa conoscere e li possa appunto anche riconoscere una volta che siamo fuori dal contesto domestico, affinché appunto ne possa beneficiare in termini di sicurezza personale. Comunque questo è un po' l'elenco, e ce ne sono tante altre anche di attività che si possono fare. Possiamo anche improvvisarci noi come degli ostacoli che il cane deve superare, quindi utilizzare anche far passare il cane sotto la nostra gamba piegata, fargli saltare da una parte all'altra il nostro braccio, questo anche per migliorare poi quelle che sono le soglie, diciamo, che i cani mantengono nella comunicazione, quindi promuovere anche la vicinanza, il contatto, le manipolazioni. Non è un concetto così scontato, e accrescere comunque quella che è una condivisione di una zona più intima, e quindi a totale beneficio della relazione che c'è tra noi e il nostro amico a quattro zampe. Bene, queste sono un pochino le attività, abbiamo un tempo un po' ridotto, quindi perdonatemi se sono stato molto arbitrario nell'elencarvele, però insomma ho cercato anche di essere il più incisivo possibile. C'è da fare attenzione poi quando le vogliamo mettere in pratica da dove partire. Ok, quindi è un percorso che prevede appunto una preparazione, una conclusione. Io prima della preparazione inserirei anche la valutazione. È un percorso a quattro stazioni, sostanzialmente questo, che parte dalla valutazione, come vi ho detto. C'è da valutare principalmente l'ambiente. Okay? L'ambiente deve essere un ambiente che mette a proprio agio il cane. Il cane si deve sentire tranquillo quando gli vengono proposte determinate cose. Non può essere già un ambiente di per sé ostico e quindi non favorevole al successo poi finale che si vuole ottenere, che vuole ottenere e che dovrà ottenere lui. Va valutato molto il soggetto, non tutti i cani sono uguali, quindi i livelli di difficoltà dovranno essere proporzionati in base a quello che è il cane. Quindi, non partire con delle aspettative altissime del tipo che il cane vi risolve subito al primo colpo il problema che gli state proponendo, ma valutare in base a quella che è la sua esperienza e il contesto. Il contesto è molto fondamentale, fa parte dell'ambiente, però il contesto deve anche quello favorire il successo di una determinata attività. Non posso mettermi a fare queste cose se
in casa c'è chiasso, se il mio cane in quel momento è a disagio perché ha sentito qualcosa, va, appunto, è preso da altri stimoli, ok? È un po' come se noi ci si mettesse lì sul tavolino, tranquilli, che si fa il cruciverba, o comunque, non so, il sudoku, e sento quello fuori che urla, quello che c'ha la televisione altissima, quell'altro che parla al telefono, insomma, è più frustrante come cosa e accresce anche i livelli di stress, proprio perché non ho la possibilità di concentrarmi e poter fare questa cosa bene con tutta la concentrazione di cui ho bisogno. Quindi nella valutazione sembra un po' scontato, ma credo che sia anche lo step fondamentale per poi non far percepire troppo al cane la sensazione del fallimento. Dopo che abbiamo valutato tutte queste cose, c'è bisogno di una preparazione, ok? Che sia una preparazione di un gruppo di attivazione mentale, una mobility, bisogna appunto pensare a quali oggetti voler utilizzare e che siano sicuri, ok? Non è che posso mettermi a fare un percorso di mini mobility al mio cane se non dispongo di materiali idonei o che sono un po' deteriorati, se no poi rischio che se faccio una passerella così col cane, poi questa si spezza proprio nel momento in cui lui è sopra. Insomma, c'è anche il rischio che lui non la voglia più fare, che non sia più tanto più positivo nel destreggiarsi, nel confrontarsi in questo tipo di attività. Quindi, ovviamente, valutare bene, preparare, quindi mettere in sicurezza prima di tutto il cane e poi c'è lo svolgimento. Nello svolgimento, anche questa è una caratteristica molto fondamentale, bisogna rispettare dei criteri, come abbiamo detto prima. Bisogna, durante lo svolgimento, avere capacità di lettura dello stato emotivo del nostro cane, perché se non si è valutato bene o se si è fatta una valutazione abbastanza arbitrarie, quindi sono le volte che facciamo queste cose, non conosciamo nemmeno tanto bene le soglie di sopportazione o comunque di stress del nostro cane, si può rischiare di indurlo a uno stato di rinuncia perché il gioco magari non è rapportato bene a quella che è la sua esperienza, di frustrazione. Quindi dobbiamo immedesimarci come prima cosa quando si fanno queste cose e lui cercare di capirlo, di metterlo nelle condizioni adatte per poter avere successo quando fa determinate cose e essere come, ricollegandomi, quindi faccio riferimento anche alla diretta precedente, essere una guida, ok? Cioè dargli delle giuste indicazioni affinché lui poi possa avere gli elementi necessari per intuire come superare una determinata difficoltà e avere successo nell'averla superata, ok? Se vedo che il mio cane è troppo stressato, che rinuncia, che si allontana, che inizia a mugolare, che inizia a piangere, significa che c'è qualcosa che abbiamo valutato male e che dobbiamo rivalutare. Ok? Devono essere attività estremamente funzionali e che facciano sentire bene il nostro cane, proprio perché è costretto a stare in una condizione in cui la sua libertà è stata privata per una cosa o per l'altra e che quindi è totalmente una responsabilità nostra, quella del suo benessere psicofisico. Poi, ovviamente, quindi essere un buon supporto, una buona guida e in conclusione concludere sempre in positività, proprio perché vogliamo che la motivazione rimanga sempre molto alta, di modo che anche lui sia propositivo le prossime volte che gli viene appunto riproposto di ricimentarsi in un'attività del genere. Questo è fondamentale anche perché l'interesse del cane deve essere sempre mantenuto molto alto, lui deve provare benessere, deve essere gratificante per lui e in questo modo, piano piano, ci è anche permesso di aumentare poi i criteri, no? Che inizialmente erano molto ridotti, poi aumentano, quindi rendere sempre più complicate anche queste cose
nel tempo, affinché poi lui possa sviluppare tutte queste capacità beneficiandone in abilità e destrezza, perché poi non è tutto fine a se stesso, ma è da generalizzare, perché generalizzano i cani e generalizzano anche tanto. E appunto, poi per venire al succo della questione, come abbiamo detto, non è fine a se stesso, ma i benefici che ne può trarre i cani sono tanti, in termini sicuramente di autonomia, proprio perché il cane poi impara a risolvere i problemi anche da solo, ok? Ovviamente riferendosi sempre a noi, se ci dovesse essere qualcosa che lo mette in leggera difficoltà, però questo gli permette nel tempo di avere tutte quelle facoltà per poter riuscire da solo a fare delle cose. L'autoefficacia, quindi la consapevolezza nelle potenzialità poi delle sue azioni, quindi nell'efficacia, come dice la parola, delle azioni che fa. E di conseguenza anche l'autostima, quindi aumenta anche il giudizio, chiamiamolo così, con un'ottica molto umana, però della percezione, ecco, che ha di sé nel fare le cose, quindi nel sentirsi capace di fare le cose e di essere un cane più sicuro. E poi anche nell'autocontrollo, quindi questo lo può aiutare ad essere un individuo più razionale e meno impulsivo, in modo che di fronte a una decisione, uno stimolo, possa ovviamente sentire l'impulso, quindi di anche cedere, ma con la pratica e con l'esperienza avere anche la razionalità di capire quale poi possa essere l'azione migliore per ottenere un risultato più ricco, più efficace, ok? Per se stesso. È un concetto questo fondamentale che viene insegnato ai cani, specialmente nelle fasi dello sviluppo della loro mamma, quindi etologicamente anche rispettoso della loro natura, se vogliamo dire così. Quindi è proprio per il bene esclusivo del cane, sia da una parte motoria, fisica, ma anche etologica e psicologica. Questo tutto insieme porterà, aumenterà, crescerà poi la relazione che c'è nel binomio, quindi la relazione emotiva. Ovviamente, come ci sono dei benefici, ci sono anche delle controindicazioni, le controindicazioni e anche dei possibili effetti collaterali, se questo non viene ponderato a dovere, possono essere appunto se esposto a uno stato troppo eccessivo di frustrazione, si può andare anche alla diminuzione della soglia della percezione dello stress, ma anche della sensazione della rinuncia. Ovviamente la frustrazione poi, come viene provata, si deve anche esaurire in qualche modo, quindi ovviamente questo potrebbe portarlo a manifestare questi stati emotivi in un altro modo. Quindi è bene cercare di tutelarlo molto dalla frustrazione e non richiedere troppe cose affinché appunto si possa osteggiare anche quella che è l'ansia da prestazione, perché ce l'hanno anche cani, l'ansia da prestazione. Quindi non far diventare tutto questo come una sorta di punizione. Attività con più di un cane, con due cani insieme o con tre cani insieme, quindi con un cane alla volta, di modo che non emergano quelle che sono le dinamiche, ecco, di branco, quindi possa anche verificare.
attenzione a ponderare le situazioni, cerchiamo di essere molto propositivi, di guidare, di aiutare e di soprattutto infondere nel nostro cane un senso di sicurezza e di aiutarlo a credere in se stesso, perché anche loro hanno bisogno di questo. Quindi, prima di salutarci, guarda se ci sono altri commenti, perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Allora, Francesca, molto interessante visto il momento pandemico. Una delle mie preoccupazioni più grandi, se dovessi ammalarmi, è proprio far uscire Freya. Quindi spero che questa diretta ti sia servita, Francesca. Spero appunto che ti abbiamo aiutato in queste circostanze. Patrizia con oro, grande che prende appunti per la mobility. Claudia, spero di esserti stato di aiuto. Sì, soluzioni senza bocconcino ci sono ovviamente, però deve essere strutturato bene anche il... Ora magari non voglio usare tecnicismi, però l'attenzione sulla mano, affinché poi dopo come rinforzo finale possa essere utilizzato un gioco che al vostro cane piace tanto. Chiara, ciao. Andrea Nencini, Caterina, siete tantissime. Comunque, ora vedo che sono veramente tanti. Ah, ho risposto il centro, Claudio, anche nei commenti. Comunque, vedo che siete tantissimi. Mi riserverò di leggere i vostri commenti con calma al termine della diretta. E mi raccomando, nonostante la pandemia e tutto, il cane deve uscire, d'accordo? Quindi, anche se siamo più limitati, questi sono dei consigli o degli spunti che possono essere presi per delle alternative alla mancanza di tempo o al periodo che stiamo vivendo. Però ricordatevi che il cane deve uscire. Quindi, se la diretta vi è piaciuta, mettete il pollicione come sempre, commentate ancora se volete, tanto vi rispondiamo e condividete, affinché proprio il messaggio arrivi il più lontano possibile. Vi do appuntamento martedì 2 marzo alle 18:30 con Ilenia che vi parla della possessività. Invece noi ci rivediamo il 12 marzo. Ciao a tutti!